Grazie e un saluto particolare al vice capo della Polizia di Stato, prefetto Maria Teresa, sempre viva. Oggi tra un po' scopriremo una targa commemorativa, un monumento questo, in un parco che, come ha detto bene il sindaco, sarà frequentato da bambini, da ragazzi. Bene, il vero valore di tutto questo è proprio tenere viva la memoria di una persona, di un uomo, di un poliziotto, di un uomo di valore che ha fatto proprio del sacrificio, dell'abnegazione, della passione a servizio del prossimo. Certo, per non dimenticare, oggi è una grandissima giornata per il territorio comunale di Cortona. Finalmente abbiamo una zona, in questo caso un parco cittadino a Camuscia intitolato Emanuele Petri. Ce n'era davvero bisogno. Emanuele Petri era un cortonese, un poliziotto, un uomo, una grande persona anche impegnata nel sociale. E l'intitolazione di oggi, peraltro votata a maggioranza da tutto il Consiglio Comunale, che ringrazio, è la dimostrazione che noi non scordiamo, noi non dimentichiamo, perché i valori dell'uomo, del poliziotto e di Emanuele ci hanno consentito anche di fare varie riflessioni, e quindi noi siamo molto entusiasti. Peraltro un parco che è fruito da tantissime famiglie, tantissimi ragazzi, tantissimi bambini, e basta vedere il cippo che abbiamo ideato con l'albero della vita, la vita che prosegue. Emanuele in questo proseguo della vita ci dà tanti insegnamenti legati alla legalità e legati anche all'apprezzamento delle forze dell'ordine, il rapporto con le forze dell'ordine, soprattutto il rapporto costante con tutte le istituzioni, il rispetto dei ruoli. Quello che dico sempre anche alla mia squadra: dobbiamo rispettare i ruoli, ognuno per le proprie competenze. Quindi noi siamo molto legati alle istituzioni aretine, che dimostrano giorno dopo giorno di essere all'altezza della situazione, grazie a Dio, mantenendo un territorio sicuro, e quindi noi siamo molto contenti e apprezziamo il lavoro di tutti.